A maturazione il grano in modo così rigoglioso come era in quell'anno. Si respirava un'atmosfera diversa in quel periodo, perché la preparazione della mietitura era la preparazione del più grosso e importante lavoro di tutto l'anno. Per noi giovani si preparava il momento più interessante, perché finalmente veniva nel podere gente nuova, sconosciuta, da paesi anche molto lontani e che si sarebbero fermati per almeno 2 settimane. I pranzi e le cene erano sempre animati e divertenti, e tra loro c'era sempre qualcuno che suonava la fisarmonica, quindi c'era la possibilità di organizzare qualche ballo nell'aia e magari anche di incontrare qualche bel giovanotto per le ragazze più grandi di me. Ti ricordi che bella mattina, il primo giorno di mietitura? Mi ero alzata molto presto, tra il lusco e il brusco, la campagna verso il Tevere era bellissima, silenziosa e senza un filo di vento. Li trovai tutti in piedi, che si affaccendavano come se non fossero affatto andati a letto. La zia Marietta traspeggiava, cioè si dava da fare intorno al focolare, controllando il pentolone dove aveva già messo a cuocere i fagioli. La zia Natalina stava preparando una damigiana d'acqua fresca appena tirata su dal pozzo. L'aveva riempita e adesso ci versava dentro una dose del miglior aceto che avevamo. Era l'acetello. Quella era la bevanda principale per tutti i giorni afosi che sarebbe durata la mietitura. Era la preferita dai mietitori perché dissetava con sapore, e proprio noi ragazzine avevamo il compito di girare con i boccali di acetello. Io e le altre ragazzine correvamo avanti e indietro per essere le più svelte, anche se nessuno mi chiamava per nome. Noi eravamo le mule e basta. E allora, mula di qua, mula di là, di corsa, correvo alla damigiana, riempivo la brocca di coccio e con un unico bicchiere correvo a passare da bere da una parte all'altra del campo. E poi sapevo che al momento di mangiare sarebbero finalmente comparse sulla tavola delle delizie che in tutto l'anno non si erano mai viste. Per mesi interi si andava avanti con fagioli, cavoli, polenta e ceci. E ora finalmente le anatre belle grasse, i polli passavano dall'aia al focolare e i prosciutti scomparsi insieme ai capocolli e ai salami per tanti mesi rivedevano la luce del sole sulle tovaglie di quelle tavolate immense dove sparivano in pochi giorni. Eppure non si poteva fare altrimenti, la mietitura era troppo importante e giustificava il sacrificio di tutto un anno. Direzione del fiume.
sembravano posti lontanissimi. Erano arrivati in sella le loro biciclette e mi sembravano tanto grandi e tanto forti, con la falce infilata nella cintura dietro la schiena e in tasca la cote per affilarla. Arrivati al campo, lo zio si diresse verso il lato che riteneva più maturo e cominciò ad allineare i nuovi venuti. E io vidi tutti quei giovani a braccia nude, in fila, con le falci in mano per dare l'ultima ripassata al filo della lama, con davanti quel campo immenso, tutto uguale, immobile. Sembrava un peccato rompere quell'incanto, pensare che tra poco quella distesa di spighe dorate, punteggiate da mille papaveri, quella vera opera d'arte della natura, sarebbe stata invasa, tagliata e ridotta ad una distesa di stoppie. Ma fu solo un attimo e la mietitura iniziò.